Secondo Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, l'Abruzzo rappresenta una regione intermedia nel panorama italiano, con alti tassi di scolarizzazione, disoccupazione contenuta, una densità industriale e un grado di apertura ai mercati internazionali poco distante dal centro-nord, confermandosi la regione meridionale con il più elevato livello di prodotto per abitante. È quanto emerso dal convegno che si è tenuto ieri a Pescara nella sede della Fondazione Pescara Abruzzo. Intanto è confortante sapere che nel momento di una crisi europea devastante la regione Abruzzo nel periodo che va dal 2007 al 2012 è quella, una di quelle che ha resistito meglio alla crisi, sia per quanto riguarda il prodotto interno lordo sia per quanto riguarda i dati occupazionali. Naturalmente non si può annullare. Un'altra caratteristica dell'Abruzzo, che è stata anche punto di forza, ma allo stesso tempo può essere un punto di debolezza quando la crisi industriale è violenta, è quella della forte incidenza del settore manifatturiero. Ed è una incidenza sulla quale noi possiamo però contare in prospettiva in termini anche di occupazione. Per questo la Regione investe moltissimo sui poli di innovazione, investe moltissimo in ricerca, innovazione, sviluppo, tecnologie, perché sa che queste sono oggi le sfide del nostro settore industriale che si rivolge principalmente all'estero, quindi l'internazionalizzazione. Siamo la quarta regione italiana, secondo il Sole 24 Ore, per investimenti su questi temi e speriamo che il nostro settore industriale possa avvantaggiarsene. Io ritengo che anche le politiche che abbiamo attuato, attive del lavoro, abbiano avuto una influenza, certo non decisive, rispetto ai dati occupazionali dell'Abruzzo rispetto alle altre regioni. Dobbiamo continuare in questo senso e soprattutto dobbiamo facilitare moltissimo alcuni processi burocratici che sono frutto di una cultura consolidata e di normative che hanno preteso di regolamentare anche il volo degli uccelli e quindi esaltando la burocrazia. Speriamo nel futuro di avere una maggiore capacità di penetrazione in questo senso. È la regione più industrializzata del meridione, definita dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano capofila di tutto il Mezzogiorno. Serve però una spinta ulteriore verso una politica industriale attiva, antirischio desertificazione e a sostegno della crescita dimensionale delle aziende, che valorizzi le aree interne con politiche di generazione urbana, turismo verde e le opportunità dell'area vasta Pescara-Chieti, identificata dalla Svimez. Punto debole della nostra regione, il potenziamento delle infrastrutture. Buone notizie invece provengono dagli investimenti di aziende multinazionali estere che hanno creduto e continuano a credere nello sviluppo e nella ricchezza della nostra regione. Lo Svimez mette a risalto che noi abbiamo una presenza di investimenti esteri notevole anche rispetto alle altre regioni italiane, infatti c'è una presenza delle multinazionali abbastanza particolare rispetto a tante regioni italiane. Questo se c'è è perché hanno trovato una convenienza ad esserci. Tenga conto che sulla Sevel, io ricordo tante le litanie, e chiude la Sevel, allarmismo e cose ben bella, vedrete che verrà presto Marchionne, anzi il 9 verrà la Sevel ad annunciare nuovi investimenti, così come è successo con De Cecco, che sta investendo in maniera sensibile, sta scommettendo sull'Abruzzo, ci scommette anche la Sevel, quindi ci scommette anche la Fiat e ci scommetto anch'io per quello che può contare.